caro saluto a tutti voi. Pensiero Politico, il programma che quotidianamente cercheremo di realizzare qui dagli studi di Cilento Channel per raccontarvi un poco quello che è il nostro pensiero sulla politica agropolese, su personaggi, su argomenti, insomma cercare di dare le nostre opinioni ma anche le nostre idee. Ebbene, oggi vi voglio raccontare un episodio che è accaduto nell'incontrare un maggiorenne. L'ho incontrato personalmente io e dopo una discussione abbastanza accesa lui insomma nettamente chiude il discorso dicendo che la politica è sporca e per queste ragioni non andrà a votare, al che io gli ho risposto: sono d'accordo sul primo punto, ma non sul secondo, nel senso che io penso che insomma bisogna andare a votare. E quindi ho risposto a questo ragazzo dicendogli: considera che il tuo voto pulito servirà per eliminare lo sporco della politica. Quindi ecco perché c'è bisogno di andare alle urne. Lui per un attimo è rimasto interdetto, a dire la verità. Poi ha ripreso la discussione abbastanza animata. Alla fine naturalmente ognuno rimane delle sue opinioni, spesso capita così, e quindi ci siamo salutati, però sempre con grande rispetto e garbo in un certo senso. Quindi nell'andare via mi sono un attimo soffermato riflettendo su che cosa, che eventualmente, cioè che paradossalmente secondo me il non voto darà il vantaggio alla cattiva politica, quindi c'è bisogno che gli elettori vadano a votare. Nello stesso tempo ho riflettuto anche sull'ultima campagna elettorale del 2017. Devo dire che Agropoli ha una buona affluenza alle urne. Infatti in quell'anno il 72% degli elettori sono andati a votare per un totale di 13.000 e passa elettori che hanno appunto espresso il loro voto per i candidati presenti, per un totale finale di, se non vado errato, 18.500 votanti. Quindi facendo una sottrazione, 18.500 meno 13.000, arriviamo a circa 5.500 elettori che non hanno votato, quindi non si sono presentati alle urne. Io che cosa voglio dire in questo e termino l'incontro di oggi? Voglio fare un appello proprio a coloro che per varie ragioni, insomma, non sono riusciti ad andare a votare per salute, per impegni di lavoro, per la lontananza dalla loro città e quindi dalla loro residenza. Io mi auguro che coloro che non siano andati a votare lo hanno fatto non per protesta, e quindi l'auspicio è quello che nelle prossime elezioni di primavera avremo una grande, grandissima affluenza. Grazie a tutti e ci vediamo presto con Pensiero Politico.